Dopo Fano tocca a Piobbico. Il borgo alle pendici del Nerone diventa capitale italiana della cultura dall'11 al 17 marzo, mettendosi così in scia al progetto 50x50 Capitali al Quadrato, che continua ad esaltare bellezze e identità dei comuni della provincia. Abbiamo questa opportunità grazie a questo progetto che ha messo in piedi il Comune di Pesaro, che è stato molto bravo nel saper coinvolgere anche tutti i paesi della provincia e in particolar modo i paesi come Piobbico, che siamo l'entroterra e quindi a volte troviamo difficoltà a trovare una visibilità così importante come è stato Pesaro, capitale della cultura italiana 24. E quindi all'interno di questo programma abbiamo cercato di sviluppare quelle che sono le nostre caratteristiche. Siamo partiti da quello che rappresenta la storia del paese, che è il Palazzo Brancaleoni, fino a coinvolgere il territorio, che sono le montagne, perché noi siamo all'interno di due montagne, una di 1500, Montenerone, e Monte Montiego di 1000. Quindi tutto il nostro programma è stato basato sulla cultura, sull'enogastronomia, perché abbiamo anche un istituto alberghiero, quindi abbiamo cercato dentro il palazzo di creare degli eventi, facciamo anche delle serate di teatro, facciamo anche una presentazione di un libro e poi abbiamo coinvolto tramite dei professionisti delle situazioni di trekking per far conoscere un po' quelle che sono anche le peculiarità del territorio e quindi sfruttando queste varie cose, ripeto, abbiamo anche il FAI che è stato molto grazioso nel appoggiarci. Faremo un'altra cosa molto importante, che abbiamo coinvolto tutti i ragazzi delle scuole primarie e secondarie, quindi sfrutteremo anche questo evento per in qualche maniera coinvolgere questi ragazzi. Col FAI gli faremo fare dei ciceroni partendo in un percorso che riscoprirà i borghi e i mestieri storici del paese. E quindi ecco, mettendo insieme tutte queste cose avremo anche la fortuna di avere il Conservatorio Rossini, che farà una serata al Palazzo Brancaleoni. Ecco, quindi abbiamo cercato di partire da quelle che sono le nostre caratteristiche e crearci intorno tutti questi eventi collegati sempre logicamente alla cultura. Prosegue questa rassegna di condivisione del titolo di Capitale Italiana della Cultura tra Pesaro e i comuni della provincia, e ne stanno nascendo delle settimane veramente magiche, perché le comunità, le amministrazioni, le realtà culturali stanno aderendo con grande entusiasmo e riportano veramente un viaggio inedito probabilmente, soprattutto con questa densità di appuntamenti. Ora siamo arrivati alla settimana di Piobbico, che ha predisposto molti appuntamenti, molte iniziative all'insegna, insomma, sotto l'ombrello l'idea del Rinascimento, che è un tratto distintivo dell'architettura, dell'arte e anche della cultura di Piobbico e della zona circostante, ma soprattutto ha raccolto anche molte sfide. La prima sfida che abbiamo lanciato è quella di essere da uno dei punti principali, nevralgici dell'area recata del Nerone, che è un punto di dialogo culturale con la vicina Umbria, e ha raccolto la sfida dell'enogastronomia, del trekking, delle visite guidate, che sono molto cresciute negli ultimi tempi grazie anche, diciamo, a una ritornata tendenza a vivere il paesaggio, la cultura all'aria aperta, attraverso la musica, coinvolgendo anche il Conservatorio Rossini di Pesaro, ci fa molto piacere, attraverso il teatro, con diversi momenti legati in particolar modo al teatro contemporaneo, e soprattutto mettendo in evidenza quelle che sono le bellezze del proprio territorio, in coinvolgimento con un vero e proprio patrimonio che è l'Istituto Alberghiero di Piobbico, della formazione dei giovani rispetto all'enogastronomia, all'accoglienza, ma soprattutto, diciamo, anche un istituto di collegamento di livello nazionale e internazionale, quindi una comunità, un comune in questo caso, che ha saputo dialogare con le aree circostanti e costituisce veramente una chicca, che permette innanzitutto ai cittadini del proprio territorio, ai cittadini della provincia, di scoprire in una settimana speciale Piobbico e essere un programma che va ad arricchire particolarmente anche la settimana di Pesaro, ma soprattutto fatto attraverso iniziative replicabili, che hanno più forza chiaramente nella settimana in cui Piobbico sarà capitale italiana della cultura, ma che hanno anche tutte le caratteristiche di poter essere riproposti in altre stagioni, in altri momenti, anche l'anno prossimo. Allo stesso modo, visto che il
il luogo che ci ospita, anche il luogo dei Food Brand Market, gli appuntamenti di Cosa C'è Dopo, quindi anche questa rete di iniziative che permette di fare in modo che dei locali, delle osterie, dei bar della provincia e di una zona questa di Piobico particolarmente ricca di cultura da questo punto di vista, diventino anche luogo di informazione, ma anche luogo di promozione dei nostri migliori prodotti dell'agricoltura della gastronomia del territorio, a partire dalla caciotta di Urbino, l'olio di cartaceto, il prosciutto di Carpegna, e farne quindi anche un messaggio concreto in tempi di dibattiti rispetto all'agricoltura e alla filiera corta, di come anche i luoghi della distribuzione, i luoghi della fiducia, anche che sono i bar e le osterie, possono diventare anche dei veicoli ulteriori di promozione turistica ma anche economica.